bentornato, benvenuto sul canale Into the Van. Io sono Gabriel, per chi non mi conosce, e su questo canale parliamo di Winged Foil, Wing Foil e SUP. Ultimamente molto più di Winged Foil. In Liguria il tempo è così, ragazzi, piumino e mezze marce. Non si capisce da che parte arriva il vento. Lasciamo perdere. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, tra poco raggiungeremo quota 1000, per me è una grande soddisfazione, siamo partiti da zero ed è un incentivo sempre a migliorare per nuovi video. Quindi iscriviti al canale e seguimi anche sul mio profilo Instagram, Into the Van, così almeno non ti perdi le anteprime dei video che verranno poi caricati su YouTube. Oggi siamo qua per parlare della F1 Strike V3, finalmente tra le mie mani. L'ho usata parecchio, in tutte le condizioni, vediamo insieme come si è comportata. Vi anticipo già che ci sarà poi un video confronto tra la Strike V3 e la Strike V2. Ho avuto modo di testarle in acqua per più uscite e quindi posso darvi veramente qualche piccola chicca di differenza. E questa Strike V3, da rispetto alla V2, mantiene solamente il nome. Sì, perché la vela è stata completamente ridisegnata, non è un'evoluzione della V2, sono cambiati i materiali, è cambiato lo shape, è cambiato anche il feeling famoso di F1 con il rider. Abbiamo forse un po' meno feeling, un po' meno semplicità per aumentare leggermente le prestazioni. Vediamo insieme i materiali della Strike V3. Partiamo dalla Leading Edge. C'è un materiale nuovo nella Leading Edge che si chiama Itex. Questo materiale, vediamo già la differenza con le altre Leading Edge perché è quadrettato, è un materiale particolare. È un materiale in 178 grammi per i primi 4 pannelli, e cioè 1, 2, 3 e 4. Dopodiché si può vedere che la forma cambia anche del materiale, diventa un rettangolino e scendiamo un po' di grammatura, arriviamo a 158 grammi per il materiale vicino ai tip. Anche nella canopy abbiamo materiali diversi, abbiamo questo materiale F1 che si chiama Technoforce in grammature diverse. Una grammatura minore la troviamo nella parte del bordo di uscita della vela, nella Trailing Edge, mentre invece la parte, diciamo, il cuore della vela è di una grammatura leggermente superiore, parliamo di 66 grammi contro 52 grammi. Lo shape della vela. Obiettivo principale di F1 era quello di ridurre ancora maggiormente il diametro della Leading Edge. Abbiamo 16 cm più o meno, 15-16 cm di diametro in meno rispetto alla versione precedente. Questo succede anche nel Boma. Questo garantisce ovviamente ottima manovrabilità. Ma la parola d'ordine di questa vela è distribuzione. Tutto è stato fatto in funzione di distribuire il vento, la forza e le tensioni in tutta la vela, un po' come succede nelle vele da windsurf. Abbiamo infatti tutte le cuciture che salgono in maniera radiale. Lo riprende un po' anche nella livrea, sopra proprio le cuciture. Ma se voi fate caso, un po' tutti i pannelli vengono cuciti in questa maniera radiale, tranne il pannello centrale che rimane, diciamo, in linea verticale. Inoltre, per rendere la vela, la canopy, ancora più tesa, vengono spezzate queste cuciture in maniera da distribuire ancora meglio la forza e la tensione della vela. Infatti questa non è solamente grafica, questi scalini che vedete, ma servono anche proprio per spezzare la cucitura. Le misure di questa vela sono dalla 2 alla 5,5, saltando di mezza misura in mezza misura. Ovviamente dopo la 5,5 passiamo al modello CVC.
mezzo. Il peso di questa vela nella misura di 4 e mezzo è circa 2 kg, 2 kg e 100, e più o meno ha lo stesso peso della versione precedente. Il wingspan è calato di circa 5 cm, 2 cm e mezzo per parte, quindi abbiamo la vela ancora un po' più compatta. Un'altra cosa fondamentale della V-Strike V3 è l'angolo dietro. F1 ha cercato di diminuire il più possibile l'angolo dietro. Una delle novità principali della V3 è appunto questa patacca in fondo alla vela, chiamata load diffuser. Cosa serve? Serve innanzitutto per cercare di evitare nel tempo il fenomeno che abbiamo già visto mille volte dello smutandamento della vela. Sì, perché questo materiale molto rigido mantiene una certa tensione nella trilineaggio. Questo poi è da vedere nel tempo. Sappiamo benissimo che gli unici collaudatori veri siamo noi, che utilizziamo le vele per più anni, per centinaia di uscite. E lì veramente riusciamo a capire se queste innovazioni ci hanno aiutato o meno, o quanto ci hanno aiutato. Le stecche sono passate da una a due stecche per lato. Devo dire che in andatura la vela rimane molto stabile anche quando siamo sovraimbelati. Non mancano i soliti ottimi rinforzi in Kevlar nelle parti più delicate, come alla fine dei tip, anche se si sono un po' ridotti a scapito del peso. Sui tip, una volta mi pare di ricordare che avevamo un Kevlar su tutto il tip, invece qui l'abbiamo solo nella parte terminale. Parliamo delle maniglie. Le maniglie sono state un po' il fulcro centrale di questa vela. In realtà è la parte, secondo me, meno importante, perché veramente la differenza è stata fatta nello shape, nelle cuciture, nella disposizione dei pannelli, nel materiale soprattutto. Però le maniglie sembravano così importanti. Beh, sicuramente sono maniglie più rigide rispetto alla versione precedente. Ma non sono né carne né pesce, nel senso che non ho trovato poi tutta questa differenza in andatura. Abbiamo forse un pelo in più di precisione, però anche qui bisognerà vedere nel tempo quanto reggeranno la rigidità che gli è stata data a queste maniglie, che sono, chiamiamole, semi rigide. Sicuramente le maniglie sono due e avrei preferito fossero tre. Un po' mi manca la maniglia centrale in alcune manovre, soprattutto in uscita da alcune manovre, però è questione di gusti personali. Valvole. Finalmente abbiamo due valvole anche in F1. Sono comodissime, le trovo comodissime le valvole di F1, sono tipo quelle dei SUP e le trovo molto, molto comode, sia da gonfiare che da sgonfiare. Sono due, permettono quindi di gonfiare a una determinata pressione, nel caso della 4,5 a 9 PSI la Lady Nedge, e la Strat, il Boma, lo possiamo gonfiare a 10 PSI, avendo appunto la possibilità di usare due valvole. Anche nello sgonfiaggio si fa molto prima. La maniglia centrale è ben posizionata, comoda, e F1 ha ingrandito leggermente il neoprene sotto la maniglia, quindi abbiamo ancora più comodità. Le mie impressioni in acqua. Allora, io ho usato la 4,5 per circa 10 uscite da un'ora e mezza, due ore, l'una, in tutte le condizioni. L'ho testata in vento debole e con un po' di onda,
e nelle raffiche della Tramontana, e quindi anche con vento sostenuto. Allora, secondo me F1 è riuscita a mantenere sì il feeling tra l'attrezzatura e il rider, che è una cosa che la contraddistingue, e in effetti è così. Questa vela dà sicurezza, appena la si prende in mano è difficile trovarsi male. Io mi sono trovato abbastanza bene. In andatura è spettacolare, si sente che è leggermente più rigida e più prestazionale dell'altra, a scapito un po' della semplicità. Mentre invece nelle manovre risulta ancora più semplice, proprio perché forse, essendo ancora più piccolo il diametro della Leading Edge, si riesce a entrare meglio nel vento. Le maniglie non le ho trovate così differenti, sì, qualcosina c'è, ma nulla di eccessivo e di importante. Beh, non stancano gli avambracci e garantiscono un po' di precisione, assomigliano un po' alle maniglie rigide, ma non hanno niente a che vedere, sono completamente cose diverse. C'è una plastica all'interno, sono leggermente più rigide delle altre. E tutti fanno vedere che le battono in centro, ma batterle in centro, sì, otteniamo rigidità, ma ai fini della navigazione cosa serve batterle in centro? Quello che a noi interessa non è che scendono la maniglia, perché noi comunque la stiamo tirando, ma è la torsione della maniglia, e la torsione in fin dei conti non è che è cambiata di molto, sì, un po' di più, vedremo nel tempo come si comporterà. Entriamo in un argomento un po' scottante, il pumping di questa vela. Ok, anche F1 pubblicizza una tecnica di pompata differente rispetto alle altre vele. È vero, io ci ho messo un po' a capire come far partire questa vela, soprattutto se si è sotto invelati. Diventa una partenza cardio, ci vuole il vento e il ventolin, perché se si sbagliano quattro partenze perché c'è poco vento, vi assicuro che inizia a diventare stancante. Io sinceramente preferisco una partenza come le altre vele, perché riesco a coordinare meglio il lavoro delle gambe con il lavoro delle braccia. In questo caso invece il lavoro delle braccia è molto veloce, molto nervoso, non riesco a seguirlo con le gambe, mi tiro su un po' di potenza, ma devo essere però aiutato da un foil che abbia un ottimo lift, perché se sotto abbiamo una front non troppo grande, diventa difficoltoso. Comunque funziona, non è che non funziona, la vela parte, e secondo me bisogna essere invelati giusti. Sotto invelati si fa un po' più fatica rispetto alla vela. Io vi parlo ovviamente da utente normale, sono sicuro che i giudizi che vengono dati dipendono anche dalle capacità. Gli atleti sicuramente non sbagliano, fanno due partenze, tre partenze e poi non scendono più dal foil o fanno la loro gara. Noi purtroppo ci troviamo a partire, ripartire, ripartire, sbagliare, partire, cadere, partire, 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 partire. E quindi in due ore quante volte facciamo questa tecnica? Parecchie volte. Inizia a diventare un po' stancante. Però c'è da dire che questo non cancella la fluidità, la bellezza e la semplicità e il feeling che dà questa vela in volo. È famosa, è molto intuitiva. Vediamo quello che mi è piaciuto di questa vela. Sicuramente il fatto che, anche se sovrainvelati, questa vela non soffre niente, rimane lì, accelera e ci permette di stare in acqua senza faticare. Una cosa che mi è piaciuta sicuramente è la semplicità nelle manovre, la vela entra bene dentro il vento, non ha sfarfallamenti particolari. Mi sono piaciute le due valvole, mi è piaciuta la ricerca nei materiali, perché veramente questa vela si vede che è stata studiata. Ed effettivamente i miglioramenti si vedono. La leggerezza è una vela sicuramente leggera, senza troppi frutti. Beh, posso dire che mi sono piaciute anche le maniglie, sono cresciute un po' di livello rispetto alle altre, sono una via di mezzo tra le rigide e le morbide. Quello che non mi è piaciuto di questa vela, sicuramente il pumping io non l'ho digerito. Già detto prima, la vela parte, ma bisogna affinare un po' la tecnica. All'inizio non è così intuitiva se sotto invelati. Premetto che invece, quando abbiamo il vento giusto, la vela sale dolcemente in un attimo, senza alcun problema. Una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è
questa padella, il load diffuser. Il load diffuser ha un peso che lo sentiamo in fondo alla vela. Quando lo sentiamo? Lo sentiamo quando facciamo ad esempio una strambata con poco vento, perché la vela con poco vento non riuscirà a sventare, non riuscirà a volare, ma cadrà in verticale per via del peso che abbiamo. Quindi quando c'è poco vento, in certe manovre va aiutata, aiutandola lei prende, diciamo, il suo giro e chiudiamo la manovra tranquillamente. Ma se noi non l'aiutiamo e abbiamo poco vento, a metà manovra tenderà a scendere la coda ed è un po' fastidiante. Una cosa che non mi è piaciuta molto è che questa ricercatezza della tensione stanca un po' le cuciture. È successo in qualche caso che le cuciture hanno un po' patito. Sappiamo che i collaudatori siamo noi, quindi sicuramente F1 migliorerà anche questo aspetto. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, così arriviamo a 1000. E seguitemi su Instagram, fatemi sapere cosa ne pensate della vostra V3. E mi raccomando, stay wet. Ah, a proposito, non perdetevi il prossimo video, che sarà appunto una comparazione tra la V3 e la V4 in maniera un po' più dettagliata. Stay wet!